in corsia, la parola alla categoria. Un cittadino sempre più esperto e preparato da un lato e la sanità pubblica e i professionisti sanitari dall'altro. Un confronto questo, uno scontro che si rinnova, si evolve ma non cessa di esistere, soprattutto a seguito della pandemia che ha stravolto il mondo. Ma chi difende i medici e con quali mezzi di copertura? Ci sono specialisti maggiormente colpiti? Di questo ne parla l'avvocato Giancarlo Faletti, consulente nazionale CIMO, il sindacato dei medici. Ovviamente io ragiono dal mio punto di vista e ragiono sulla base degli elementi di cui dispongo e dei dati che mi provengono dal rapporto quotidiano che ho con i medici dei quali mi occupo. A me sembra che l'intervento legislativo di cui alla legge Gelli Bianco e quindi la legge 24 del 2017 abbia oggettivamente segnato uno spartiacque nell'approccio del rapporto tra cittadino e struttura sanitaria laddove si verifichino situazioni di contenzioso. In precedenza si notava, soprattutto per i reati procedibili a querela di parte, un uso estremamente diffuso da parte del cittadino danneggiato della strada del procedimento penale, quindi della procedibilità nei confronti del singolo medico o dei singoli medici coinvolti negli eventi che vengono descritti come eventi dannosi. Dopo l'entrata in vigore della legge Gelli, anche per ragioni di procedibilità della domanda risarcitoria, io ho notato da un lato una abbastanza evidente diminuzione del ricorso allo strumento del procedimento penale per i reati perseguibili a querela e contestualmente un significativo incremento delle iniziative rivolte direttamente nei confronti dell'azienda, a cominciare evidentemente dal ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile, ovvero della mediazione obbligatoria, che sono, secondo la legge Gelli, condizioni di procedibilità per la successiva domanda risarcitoria. Il che significa che in prima battuta, anche in sede giudiziale, il cittadino si rivolge direttamente alla struttura, il più delle volte bypassando il dirigente medico che sarebbe il potenziale responsabile di quanto si è verificato, il quale dirigente medico ritorna poi in gioco in una fase successiva poiché l'azienda che riceve una notificazione di carattere giudiziale del tipo di quelli che ho accennato ha l'obbligo, ha il dovere entro un termine fissato dall'articolo 13 della stessa legge Gelli Bianco, ha il dovere di darne comunicazione ai soggetti che essa ritenga siano coinvolti in questa vicenda. Questa è una situazione, dal punto di vista del medico, se possibile un po' più delicata rispetto alla rivendicazione del danneggiato rivolta all'azienda. Un po' più delicata perché in linea di principio, secondo la previsione contenuta da ultimo nell'ultimo contratto collettivo nazionale del dicembre del 2019, relativo per l'appunto alla dirigenza sanitaria, l'articolo 67 reintroduce, se ancora ce ne fosse bisogno, il principio in forza del quale le aziende devono porre in essere tutti gli strumenti necessari per garantire ai propri dipendenti la possibilità di fruire di una adeguata assistenza, vuoi di carattere legale, vuoi di carattere medico-legale, in tutte le situazioni nelle quali essi si trovino coinvolti in casi di malpractice. A fronte di una affermazione di principio con queste caratteristiche, ci troviamo però il più delle volte al cospetto di regolamentazioni adottate dall'azienda senza alcuna
confronto alcuna preventiva comunicazione dialogica con le organizzazioni sindacali, dicevo, regolamentazioni in forza delle quali quello che dovrebbe essere un principio di estrema generosità dell'azienda nei confronti del proprio patrimonio umano diventa via via più sottoposto a regole restrittive, tali per cui succede ad esempio che il medico coinvolto in un procedimento civile o penale sia da un lato ovviamente tenuto a darne informazioni alla propria amministrazione, dall'altro lato in certa misura caldamente invitato a farsi assistere da soggetti professionisti, voi avvocati, voi medici legali, individuati dalla stessa azienda, i quali con queste caratteristiche hanno evidentemente un occhio di riguardo non tanto e non solo nei confronti del medico coinvolto, ma soprattutto nei confronti di chi è il loro committente, e cioè l'azienda di riferimento. Bisogna tenere conto del fatto che all'esito di un giudizio in forza del quale risultasse coinvolta la responsabilità contrattuale dell'azienda, l'azienda ha sempre il diritto di rivalersi nei confronti del soggetto che essa ritenga o che dalle risultanze istruttorie emerga quale responsabile di quello che si è verificato. Per cui, una volta che l'azienda abbia, o direttamente o per il tramite del suo assicuratore, risarcito la persona danneggiata, ha sempre la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del medico coinvolto. E in questa logica qui è evidente che fin dall'inizio si possa venire a verificare situazioni di potenziale conflitto di interesse fra l'azienda da un lato e i propri dipendenti dall'altro lato, che dovrebbero, a mio giudizio, essere maggiormente incentivati a tutelare i propri interessi, senza che questi possano essere tutelati da soggetti che invece hanno a cuore principalmente le sorti dell'azienda. Allora bisognerebbe che il principio di assistenza e di tutela affermato dall'articolo 67 del contratto collettivo fosse declinato in una misura certamente più largheggiante a vantaggio del medico, in modo tale che il medico sia posto nella condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa, anche eventualmente coinvolgendo nella sua difesa delle responsabilità che siano solo dell'azienda e non anche di coloro che per l'azienda svolgono attività professionale. Mi riferisco in modo particolare a quella specifica tipologia di responsabilità, che è una responsabilità di carattere squisitamente organizzativo, che non può che fare capo al soggetto datore di lavoro da un lato, committente dall'altro lato, che deve organizzare l'attività dell'ospedale nel suo complesso e dei singoli reparti nel loro specifico dettaglio. Questa è una domanda di assoluta attualità, sulla quale il tipo di risposta che io sono nella condizione di dare è inevitabilmente un tipo di risposta parziale rispetto a tutto quello che si è verificato fino adesso, con una doverosa premessa però di carattere legislativo, perché a fronte dei possibili rischi di coinvolgimento della responsabilità, vuoi penale vuoi civile, dei dipendenti delle aziende sanitarie in casi di morte o di lesioni conseguenti alla pandemia, il legislatore è intervenuto almeno con 4 norme distinte per cercare, da un lato, di prevenire l'esplosione del fenomeno e quindi di mettere, tra virgolette, in sicurezza la possibilità da parte dei singoli medici e di riflesso delle aziende cui i medesimi appartengono di poter svolgere la loro attività senza l'affanno, la preoccupazione di generare delle condizioni di particolare rischio, di particolare pericolo per i pazienti nei confronti dei quali svolgevano la loro attività.
E questo tipo di intervento legislativo è risultato a tutt'oggi un po' scoordinato, nel senso che si sono succeduti degli interventi di carattere settoriale che sembravano più rispondere a delle esigenze di determinate categorie piuttosto che non funzionali alla definizione di un quadro di carattere generale con questo tipo di caratteristiche. Il primo intervento che è oggetto di una modifica legislativa risale addirittura a luglio dell'anno 2020 con l'articolo 21 del decreto legge 76 del 2020, poi convertito nella legge 120 del 2020 e da ultimo modificato con il decreto legge 77 del 2021, che non è ancora stato convertito. Questo è il decreto legge omnibus in ragione del quale sono state fatte tutta una serie di modificazioni funzionali ai contenuti del PNRR che è stato nel frattempo ipotizzato. Dicevo, con l'articolo 21 di questa di questo decreto legge dell'anno scorso sono state introdotte delle limitazioni alla possibilità per la Corte dei Conti di esercitare le sue prerogative in materia di responsabilità erariale. Questa limitazione ha un'efficacia temporale che originariamente era individuata fino al 31 luglio del 2021, ma che successivamente è stata modificata fino al 30 giugno del 2023. Allora, fino al 30 giugno del 2023, la responsabilità dei soggetti pubblici, cioè funzionari, cioè dirigenti della pubblica amministrazione, che sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità che ne consegue, questo tipo di iniziativa è limitata ai casi in cui la produzione del danno sia conseguenza alla condotta del soggetto agente da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità non si applica però ai casi dei danni cagionati da omissione o da inerzia del soggetto agente. Questa limitazione taglia fuori tutte quelle ipotesi di responsabilità erariale determinate dalla colpa grave che erano invece originariamente contenute all'interno della previsione legislativa che individuava il potere di intervento da parte della Procura presso la Corte dei Conti. Quindi, per capirci, un qualunque atto che sia stato adottato da un funzionario pubblico nel periodo che ho definito, cioè dall'inizio della pandemia fino al 30 giugno del 2023, e che abbia generato conseguenze dannose per la pubblica amministrazione, può essere soggetto all'iniziativa della Corte dei Conti esclusivamente nel caso in cui esso sia sorretto da una condotta dall'agente dolosamente voluta. E la stessa norma, modificando la previgente normativa, precisa che la prova del dolo, quindi la prova dell'intenzionalità della condotta, richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, per cui siamo in una situazione nella quale non soltanto non vengono più perseguite quelle ipotesi di cosiddetta colpa grave che in precedenza invece potevano essere perseguite, ma nella definizione della intenzionalità, quindi della volontà di ledere in capo alla gente, quello che deve essere provato da parte della procura è anche la volontà di consentire il verificarsi dell'evento dannoso. Questa norma è stata ferocemente criticata, è stata criticata sotto vari aspetti, compreso per esempio il fatto che con una introduzione di una disposizione di questo genere si limita il potere di intervento della Corte dei Conti, ma certamente non si limita la possibilità in capo alle singole aziende di richiedere ai propri dipendenti responsabili di un fatto dannoso
il risarcimento del danno o la restituzione delle somme che l'amministrazione ha dovuto pagare in conseguenza del loro fatto. E in quel caso l'ipotesi della colpa grave continua ad essere un'ipotesi assolutamente praticabile, posto che in questi limiti si è espressa per l'appunto la legge Gelli di cui ho parlato in precedenza. Poi si sono susseguiti ulteriori interventi pressoché tutti concentrati all'interno del famoso decreto legge 44, il quale 44 del 2021, il quale decreto legge è stato a sua volta convertito nella legge 76 del 2021, che introduce gli articoli 3, 3 bis e 4, che sono quelli per l'appunto oggetto anche di attenzione indiretta in questo periodo. Mi riferisco in particolare all'ipotesi di introdurre il cosiddetto obbligo vaccinale anche per soggetti diversi rispetto a quelli che l'articolo 4 ha già identificato come tali, e cioè i soggetti che svolgono attività professionale legata per l'appunto a attività sanitarie. I tre interventi si riferiscono in particolare l'articolo 3 all'ipotesi di esclusione della punibilità da parte di soggetti che abbiano quelle caratteristiche, cioè che esercitano attività di carattere sanitario, esclusione della punibilità quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione alla sua immissione in commercio emessi dalle competenti autorità, ovvero alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della Sanità relative per l'appunto alle attività di vaccinazione. Quindi le conseguenze di carattere di danneggiamento, di carattere generatore di danno che possano subire sia per il caso delle lesioni, sia per il caso della morte, i soggetti ai quali viene praticata la vaccinazione, non possono essere oggetto di iniziativa di carattere penale, poiché la punibilità del soggetto che ha praticato la vaccinazione è esclusa in ragione di questa disposizione quando questo intervento, cioè quando la somministrazione del vaccino sia stato fatto conformemente alle indicazioni di carattere metodologico sull'utilizzo del vaccino e secondo le circolari pubblicate dal Ministero della Salute in proposito. Questo è un caso di esclusione integrale della responsabilità penale. Ovviamente l'esclusione della responsabilità penale non esclude il fatto che se il soggetto danneggiato ritenga che il suo danno sia conseguenza di un'azione posta in essere dal vaccinatore, questi possa essere convenuto in sede civile per ottenere il risarcimento del danno. L'articolo 3 bis invece, che è stato introdotto dalla legge di conversione, cioè dalla legge 76, limita i casi di responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie alle sole ipotesi di colpa grave. Gli articoli 589 e 590 del codice penale si riferiscono espressamente il primo all'ipotesi dell'omicidio colposo, il secondo all'ipotesi delle lesioni colpose, e essi sono utilizzabili in generale tutte le volte in cui ci si trovi al cospetto di situazioni di danno fisico o di morte cagionate per un comportamento colposo tenuto dal soggetto che le ha provocate. Bene, con l'articolo 3 bis del decreto 44, le ipotesi per le quali quell'attività sia perseguibile penalmente si restringono al solo caso in cui la condotta del soggetto agente sia caratterizzata dalla colpa grave. Dopodiché la norma si preoccupa anche di identificare quelle che possono essere elementi indici della gravità della colpa, individuando tre fattori specifici di cui il giudice nel giudicare questo tipo di situazioni deve tenere conto.
e le ipotesi di fattori di cui tenere conto si riferiscono alla limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto, in relazione alla patologia ovviamente del SARS-CoV-2, e oltre alle caratteristiche della patologia, alle caratteristiche delle terapie appropriate, cioè un'ipotesi di scarsa conoscenza di carattere scientifica sulle caratteristiche della pandemia e sulle terapie che alla medesima possono essere applicate. Il secondo fattore è quello della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi che devono essere trattati, situazione che purtroppo si è verificata almeno nel primo periodo in modo particolarmente significativo. E la terza ipotesi è quella che il soggetto sia titolare di un minor grado di esperienza di conoscenze tecniche quando si tratti di personale non specializzato impiegato semplicemente per fare fronte all'emergenza. Ci siamo trovati più volte, continuiamo a trovarci più volte al cospetto di un utilizzo del personale, soprattutto del personale medico, in ambiti di specialità, di specializzazioni che non sono quelle proprie del soggetto interessato. Questo deriva dal fatto che vi è una oggettiva carenza di soggetti espressamente competenti in questa materia e che la necessità di prestare comunque assistenza a favore di coloro che si trovino coinvolti in casi di pandemia imponga l'utilizzo di medici specialisti in altre attività piuttosto che non siano quelle squisitamente competenti. Bene, nel caso in cui un medico che abbia queste caratteristiche professionali tenga un comportamento in forza del quale derivino delle lesioni o addirittura la morte del paziente, uno degli elementi cui il giudice è tenuto è quello di verificare, per l'appunto, di tenere conto, come dice la norma, per l'appunto, del fatto che gli è stato chiesto di intervenire in un ambito che non è il suo tipico, il suo proprio. Tutte e due queste disposizioni, tanto l'articolo 3 quanto l'articolo bis, sono tali però da necessitare di una evidente valutazione di carattere processuale delle condotte e dell'esistenza di un rapporto di causa tra le condotte sanzionabili e l'evento lesivo, l'evento morte. Dicono quelli che hanno trattato questa materia che sono per l'appunto delle ipotesi in forza delle quali non ci si difende dal processo, ma ci si difende nel processo, il che vuol dire che quando queste ipotesi si verificano, comunque un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria è assolutamente doverosa, salvo poi, all'esito di quell'indagine, prevedere delle situazioni di non sanzionabilità in forza dell'applicazione di queste disposizioni. L'ultimo intervento normativo si riferisce all'articolo 4 del decreto legge 44 del 2021 ed è l'articolo in forza del quale è previsto un obbligo di sottoposizione a vaccinazione di tutti quei soggetti i quali esercitano professioni sanitarie, operino in ambiti di interesse sanitario, svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. Il contenzioso che è derivato dalla iniziale applicazione di questa disposizione, che da un punto di vista procedurale è abbastanza articolata e che conduce nell'ipotesi estrema all'allontanamento fisico della persona che non si vaccina e che svolge questo tipo di attività dall'ordinario svolgimento delle proprie prestazioni professionali, contenzioso è sulle pagine dei giornali di questo periodo. Abbiamo visto un numero crescente di soggetti aderenti a ricorsi contro i provvedimenti regionali davanti ai singoli TAR delle singole regioni. Fino adesso non si ha notizia
che nessun tribunale amministrativo abbia assunto un provvedimento di sospensione dell'esecutività delle disposizioni regionali. Tutte le udienze che sono state trattate fino adesso hanno visto uno slittamento della discussione della fondatezza, della legittimità dei provvedimenti assunti dalle regioni in sede di merito. Il più delle volte però la situazione organizzativa dei tribunali amministrativi ha determinato la fissazione della udienza di discussione del merito in data successiva rispetto alla scadenza, che è fissata alla fine di quest'anno, delle previsioni contenute all'interno dell'articolo 4. Ci si troverebbe cioè nella situazione in cui, quando si va a discutere il merito della legittimità del provvedimento assunto dalla regione, sia venuto meno l'interesse dei singoli ricorrenti, perché nel frattempo l'operatività temporale di questa disposizione è scaduta. Per cui il tema che si propone sarebbe soltanto più un tema eventualmente risarcitorio, di risarcimento del danno, e non invece un tema di legittimità o meno del provvedimento che è stato assunto. Beh, la professione sanitaria che viene più direttamente colpita e in termini anche quantitativi, in modo più numeroso, è certamente la professione del medico, perché ancorché vi sia una progressiva erosione di competenze tipiche del medico da parte di altre professioni sanitarie consolidate o che si stanno affacciando sul terreno degli interventi sanitari, il medico viene identificato in generale da parte dei fruitori della sanità, sia pubblica che privata, come il centro di imputazione delle responsabilità degli atti medici, degli atti clinici che vengono per l'appunto eseguiti ai danni della singola persona. Per cui i maggiori ambiti di contenzioso si riferiscono pressoché in modo indiscriminato sull'intero territorio nazionale a soggetti medici, siano essi pubblici, siano essi privati. Per pochissimi casi che mi sono noti, questo tipo di contenzioso si sta sviluppando nei confronti di alcune delle professioni sanitarie non mediche che si stanno per l'appunto affacciando, soprattutto quelle che comportano l'esigenza di mettere le mani addosso, di intervenire direttamente sul paziente. E mi riferisco quindi sia agli infermieri, sia agli ostetriche, sia ai tecnici di laboratorio, cioè a quella tipologia di professioni sanitarie non mediche in ragione delle quali il paziente è comunque il soggetto destinatario della fisica attività svolta da costoro. Però allo stato questo tipo di coinvolgimento è in questo momento piuttosto marginale. Poi ci sono contenziosi in sanità genericamente intesi, che sono quelli relativi alle rivendicazioni che vengono svolte dai singoli dipendenti delle aziende nei confronti delle aziende stesse, cioè a quelle rivendicazioni che attengono al rapporto di lavoro in essere, nelle quali il singolo dipendente avvia delle iniziative nei confronti del proprio datore di lavoro. Sono abbastanza frequenti rivendicazioni che attengono ad una scorretta modalità di remunerazione delle prestazioni che vengono svolte, sono abbastanza frequenti rivendicazioni che si riferiscono al orario di lavoro che viene sistematicamente superato, ancorché esso sia definito in sede contrattuale, sono abbastanza frequenti delle situazioni nelle quali la carenza di copertura degli organici da parte delle pubbliche amministrazioni costringe il soggetto sottoordinato a svolgere delle mansioni che non sono tipiche sue, ma sono tipiche della posizione sovraordinata, senza che a questa sovraordinazione consegua un riconoscimento di carattere economico corrispondente alla retribuzione che invece spetterebbe per chi di pieno diritto svolga per l'appunto quel tipo di attività sovraordinata. Però questo credo che faccia parte, forse in modo leggermente più
esasperato, stante la situazione del momento, stante il fatto che per anni non si è investito nei ricambi della dipendenza delle aziende sanitarie, credo che faccia parte della, vorrei dire, normale dialettica che si instaura nei rapporti tra datore di lavoro e propri dipendenti. Ma circolano sovente, mi riferisco in modo particolare a quelle situazioni in cui sono coinvolte responsabilità di carattere penale, circolano sovente dei numeri anche su riviste specializzate che identificano volumi di contenzioso enormi, soprattutto nell'ambito della sanità pubblica. Volumi di contenzioso ai quali il più delle volte, mi riferisco in particolare alle vicende processuali penali, non corrisponde un livello di soddisfazione dal punto di vista dei danneggiati corrispondente alle attese. Voglio dire questo per essere più chiaro. Quando si verifica il caso di un decesso in ambito ospedaliero, vi è una generale tendenza, soprattutto se il rapporto personale tra i parenti del deceduto e il personale che se n'è occupato non ha avuto un esito felice, vi è la generale tendenza a segnalare queste situazioni alla Procura della Repubblica, perché la Procura intervenga e faccia le attività di indagine che sono finalizzate a verificare se la morte è intervenuta per fatti che non riguardano la responsabilità professionale di chi se ne è occupato, ovvero per fatti che invece la coinvolgono. Bene, iniziative di questo genere in ambito penale si sviluppano il più delle volte con una serie di atti sostanzialmente tipici: il sequestro della cartella clinica, l'affidamento di un incarico peritale ad un medico legale, ad uno specialista, per svolgere indagini di carattere autoptico, quindi per capire se davvero la morte della persona in questione sia conseguenza di un condotto, di un comportamento colposo da parte di chi ha peraltro singolarmente curato la sua malattia, non certo con l'intento di nuocergli, ma anzi con l'intento di fargli del bene. Il più delle volte situazioni di questo genere si concludono con la esclusione di una responsabilità di carattere sanitario, per cui il più delle volte si avviano delle iniziative di carattere processuale, peraltro obbligatorie, che si concludono con la richiesta formulata dalla stessa procura di archiviazione del procedimento che essa stessa ha avviato. Ciò non toglie che anche in situazioni di questo genere si possano sviluppare dei contenziosi di carattere civilistico, cioè di carattere risarcitorio, posto che il decreto con cui il giudice dell'udienza preliminare chiude la fase processual penalistica non ha valore di stato, chiude archiviando il procedimento penale, non ha valore di stato, non ha efficacia di giudicato, e quindi non determina l'impossibilità da parte del danneggiato, dei suoi parenti, di avviare un'azione civile per richiedere il risarcimento del danno. Sulle cause civili, il discorso dell'ottenimento o meno dell'esito positivo dal punto di vista del danneggiato è leggermente diverso, ma per una ragione, a mio giudizio, di carattere probatorio. La legge Gelli ha previsto che la responsabilità della struttura, quindi dell'azienda sanitaria, sia una responsabilità di carattere contrattuale, cioè per il solo fatto che il singolo danneggiato si approccia all'ingresso dell'ospedale, si instaura tra il soggetto e l'ospedale una sorta di rapporto di carattere contrattuale, in relazione al quale, se all'esito della sua dimissione le condizioni di salute del danneggiato sono peggiori rispetto a quelle che lo caratterizzavano quando lui si è approcciato all'ospedale, in relazione al quale per l'appunto
l'onere di dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute non sia dipeso dalle prestazioni che sono state rese o non rese in sede ospedaliera compete alla struttura stessa. In altri termini, dal punto di vista del danneggiato è sufficiente provare il proprio stato di salute al momento dell'ingresso in ospedale. Il proprio stato di salute all'esito della sua permanenza in ospedale, l'esistenza di un rapporto di peggioramento tra come stava prima e come stava dopo, per affermare dal suo punto di vista che quello che è successo si è verificato all'interno dell'ospedale, dunque per coinvolgere la responsabilità della struttura. L'onere probatorio della struttura invece è quello di dimostrare che il peggioramento della situazione sanitaria del soggetto interessato si è determinato per cause a sé non ascrivibili, quindi per cause indipendenti dagli interventi che sono avvenuti quando il paziente si trovava ospite per l'appunto della struttura. E quindi si capisce bene che un onere probatorio di questo genere ha caratteristiche ben più difficili per consentirne il superamento rispetto a quello che invece compete al danneggiato, ma questa è una scelta del legislatore, quindi a questo tipo di scelta bisogna attenersi e la regola che deve applicare il giudice civile nel momento in cui decide una controversia in ambito di responsabilità sanitaria è questa, e lo stesso giudice non può certamente sottrarsi. Proprio in ragione del fallimento della prova liberatoria da parte della struttura, sono quantitativamente più importanti le cause che hanno un esito positivo per le cause civili che hanno un esito positivo per il danneggiato rispetto a quelle che invece vedano con successo accogliere le conclusioni che invece assume l'azienda. Anche questa è una domanda alla quale vorrei dare delle risposte affermative, delle risposte positive, anche se occorre avere un minimo di pazienza per cercare di capire tutti i distinguo che devono essere fatti per dare per l'appunto una risposta completa. Il primo distinguo è in capo alle aziende vi è un obbligo di assicurazione per la responsabilità civile propria e per le conseguenze che derivano alla struttura dal coinvolgimento della responsabilità professionale dei propri dipendenti. Questa soluzione, che apparentemente sembrerebbe essere la soluzione ideale, è però mitigata dalla previsione contenuta all'interno della stessa legge Gelli, della previsione tale per cui al posto dell'assicurazione le singole aziende possono adottare, cito testualmente, altre analoghe iniziative, finita la citazione, tali per cui comunque faccia capo all'azienda l'assunzione di responsabilità risarcitoria nei confronti del soggetto danneggiato. Ora, nonostante la legge Gelli risalga al febbraio del 2017, quindi siano passati circa 4 anni e mezzo, il regolamento applicativo di questa disposizione, con particolare riferimento all'individuazione di queste altre analoghe iniziative, non è stato ancora adottato. Questo deriva da una serie di ragioni che hanno carattere non necessariamente giuridico, hanno carattere più legato agli interessi che sono coinvolti alla risoluzione di questo problema, ma le bozze del decreto ministeriale attuativo di questa previsione che sono circolate non fanno altro che identificare le altre analoghe misure nella assunzione diretta da parte delle singole aziende della responsabilità risarcitoria che fa capo appunto alle medesime, il che tecnicamente vuol dire che le aziende provvedono con i propri fondi a risarcire i danni che sono cagionati dai propri dipendenti.
E quindi già vi rendete conto che dal punto di vista della capacità finanziaria o patrimoniale, l'azienda che si assicura ha un paracadute leggermente più ampio e più tutelante dal punto di vista del danneggiato rispetto all'azienda che non si assicura, perché l'azienda che non si assicura mette a disposizione per il risarcimento del danno nient'altro che non sia il proprio patrimonio. Se non che abbiamo una lunga esperienza di situazioni tali per cui le aziende hanno difficoltà a poter disporre di capitali significativi da destinare a questo tipo di attività. E quindi il primo punto interrogativo è: qual è l'efficacia di soluzioni alternative rispetto alle coperture assicurative che, ciò nonostante, sono contemplate all'interno del nostro ordinamento. La seconda questione relativa alla tutela che le assicurazioni prestano deve necessariamente scontare una distinzione tra aziende e dipendenti delle aziende. Le aziende sono obbligate per legge ad assicurarsi o ad adottare altre analoghe misure. I dipendenti delle aziende sono obbligati ad assicurarsi limitatamente a quelle ipotesi di responsabilità che sono loro attribuibili sotto il profilo della colpa grave. Tutto questo deriva ovviamente dalla previsione contenuta all'interno della legge Gelli. Perché i dipendenti sono obbligati soltanto all'assicurazione per colpa grave? Perché si afferma che tutte le volte in cui sia coinvolto un caso di responsabilità per colpa lieve, alla richiesta risarcitoria fa fronte l'azienda o per il tramite del proprio assicuratore o direttamente per il tramite del proprio patrimonio. Il che in concreto significa che siccome il dipendente dell'azienda risponde dei danni che cagiona al terzo solo per i casi di dolo di colpa grave, quella tipologia di danno deve essere oggetto di copertura assicurativa per garantire al danneggiato la possibilità di essere risarcito direttamente dal responsabile e all'azienda, nel caso in cui l'azienda abbia liquidato il danno in favore del danneggiato, la possibilità di rivalersi per il solo caso di dolo o colpa grave nei confronti del dipendente che abbia per l'appunto cagionato il danno. Quindi, per fare fronte agli obblighi di legge, occorre che l'azienda si assicuri o comunque che adotti le altre analoghe misure, che il dipendente si assicuri per il caso della colpa grave e che auspicabilmente l'azienda intervenga le volte in cui non è in discussione la qualificazione della colpa, quando la colpa per l'appunto abbia caratteristiche diverse rispetto a quelle della colpa grave. Dopodiché, nell'ambito di questo generale perimetro entro il quale vi sono obblighi di legge di copertura assicurativa, è prevista la possibilità, ovviamente in assoluta libertà, da parte del singolo dipendente di provvedere alla stipula di una polizza assicurativa che copra genericamente la sua responsabilità professionale con onere a carico proprio. In questo caso ci si troverebbe al cospetto del danneggiato di fronte ad una situazione per cui i due soggetti potenzialmente tenuti a risarcire il danno, cioè l'azienda e il professionista responsabile, mettono sul piatto della bilancia due polizze assicurative, quella dell'azienda e quella personale del dipendente. Ci troviamo però ancora in situazioni, specie per alcune specialità, per alcune categorie di medici dipendenti, dove la stipula di una polizza di responsabilità civile che abbia davvero un'efficacia liberatoria nei confronti del dipendente interessato presentano costi particolarmente significativi. E quindi ci troviamo nella situazione in cui, nella valutazione tra i costi e i benefici, purtroppo in capo al singolo dipendente prevalgono i costi piuttosto che non i benefici. E quindi ci troviamo ancora oggi nella situazione in cui sono abbastanza pochi percentualmente quei dipendenti che hanno deciso di coprire la propria attività professionale con una polizza di responsabilità civile a tutto tondo. E quindi, per rispondere alla sua domanda,
le assicurazioni, quando sono adeguate rispetto alla pericolosità, alla rischiosità dell'attività che viene svolta dal singolo professionista, certamente coprono. Però una valutazione di questo genere, a mio giudizio, va fatta ex ante da parte del dipendente, prima cioè di stipulare la polizza, in modo tale che la polizza abbia delle caratteristiche che si adattino perfettamente alle sue esigenze e che al momento opportuno possano intervenire per dare soddisfazione alle sue richieste.